e dolori nello stato dei Borboni, e l'Italia costruita con promesse e delusioni, distruzione del ricordo dell'amata vecchia terra, una falsa storia che la lingua piemontese narra, una terra trasformata, resa misera colonia, la metafora del male come fosse Babilonia. Una terra dove regna incessante l'agonia, instaurata fin da subito dalla massoneria. Quante stragi all'origine di questo bel paese, falsi storici, calunnie di ogni tipo e altre offese. Ogni libro di ogni scuola dice ciò che non è vero, l'invasore è un eroe e l'eroe è un guerrigliero. Capitale all'avanguardia, capitale culturale, ora Napoli è sinonimo di male nazionale. Fu città che visse d'arte, di teatri, di poesia, di accademie, scuole, stampe, navi, treni, astronomia. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Poca gente al giorno d'oggi sa qual è la sua bandiera, poca gente sa chi fu quell'uomo che visse a Caprera, che i soldati scesi qui non furono soltanto 1000, che distrussero città portando morte alle famiglie. Chi commise quegli orrori scrisse poi la nostra storia, che oggi insegna che fu guerra giusta e rivoluzionaria, descrivendo gli invasori, liberi liberatori, nascondendo che in realtà si depredarono tesori. Venne definito un popolo, un insieme di cafoni, oppressori e stranieri diventarono i Borboni, definiti niente meno che di Dio la negazione, per giustificare meglio la vigliacca usurpazione. Si è saputo che Ricciotti, figlio di Don Garibaldi, fu così indignato che si unì alle armi dei briganti, e persino lui si rese conto dello sfruttamento, di ingiustizie, eccidi, stupri e campi di concentramento. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Se Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace.